Il luogo è lontano da ogni impaccio e non da ogni muro. Qui non strepito di uomini e animali, non fa scuola, non ruggito. La pianura d'Italia, con i suoi fiumi e gli altri paesaggi, gli si stende a far lieti di sguardo umano. È la voce del tempo, e sono le parole di Romano Bocconista, che quasi 1000 anni fa descrive la sua sacra, che è anche la nostra sacra, perché non è cambiata. Se noi usciamo là fuori e guardiamo sotto, vediamo un vastissimo panorama che è in grado di aumentare e di ampliare gli orizzonti della mente. Però non è solo questo, se chiudiamo gli occhi e ci mettiamo in ascolto, potremo ascoltare un rumore, il rumore del silenzio. C'è una nota di fondo che suona in tutto l'universo, che è un do diesis maggiore, che nella scala si trova a 29 ottave più in basso del do centrale. Questo suono vibra, ci fa vibrare, noi riusciamo in sincrono, siamo sintonizzati su questa frequenza e riceviamo la luce da questo mondo. E allora qui, ascoltando con gli occhi chiusi il suono profondo del silenzio, ascoltiamo il vento che viene dal cielo, sfiora la terra e ci porta i suoni che assorbe tutto il suo lagare. E questo vento si avverte come un respiro. L'anima, in greco pneuma, è soffio, respiro. E quindi mi è parso molto naturale quando i padri rosminiani hanno avuto l'intuizione di dedicare una mostra di bellissime immagini di Franco Corelli, che sono a loro volta dedicate alla sacra, pensare a un allestimento che seguisse un viaggio nell'anima, nei tre stati dell'anima. La Bibbia ci dice che l'anima è divisa in tre parti. La prima, Nefesh, corrisponde al primo livello, alla coscienza. E allo stesso modo il percorso espositivo, che dopo vedremo, che si trova dietro di sopra, dopo un primo ambiente introduttivo, ha una stanza dedicata alla coscienza, si intitola Coscienza del Mondo. Esplora in questo primo stato, questo Nefesh, il rapporto tra sé e l'altro, quindi tra io individuale e l'anima del mondo. Poi c'è un secondo stato. Il secondo stato dell'anima si chiama Ruach, è lo spirito, e coinvolge la dimensione delle emozioni. Allo stesso modo la seconda stanza sopra è stata chiamata desiderio estatico, desiderio ed estasi. Per usare le parole di Antonio Rosmini, quell'appetito razionale che sorge in un essere intelligente, che non può negare a cosa di maggior sua soddisfazione che a quello tal sonno dell'intelletto e dello spirito assorto nell'oggetto dell'estatica contemplazione. Poi c'è il terzo stato è il più elevato dell'anima, che si chiama Neshama. E questo stato unisce l'io individuale, l'anima del mondo e lo spirito in una cosa sola. L'ultima stanza dell'esposizione è senso dell'eterno. E qui succede un'altra cosa. Quelle immagini che abbiamo visto nelle stanze precedenti si mettono in movimento, in rapida successione. Diventano filmati. Tre grandi schermi, un trittico del nostro tempo, tre schermi digitali, che mostrano lo scorrere incessante del tempo, mettendo in sequenza rapida decine di migliaia di fotografie. Però possiamo contare anche sulla presenza dell'artista dal vivo. E questa è una cosa che credo molto importante, perché ognuno di noi, guardando le sue foto, farà un suo percorso interiore, quindi avrà una sua propria lettura. Però in realtà oggi Franco potrà esserci per svelare anche la sua interpretazione, la sua lettura che ha condotto poi a comporre questa mostra in questo modo. C'è un altro artista contemporaneo che disse: tutti i passi che ho compiuto nella mia vita mi hanno condotto qui, ora. Anche oggi, ciò che noi siamo, ciò che siamo stati, le esperienze che abbiamo vissuto in questi anni, le relazioni interpersonali, gli intrecci, ci hanno portato questa sera, sabato 17, alle ore 17, a trovarci qui tutti insieme. Non ci conosciamo tutti l'un l'altro, però saremo accomunati da questo presente. Facciamo insieme questa esperienza, mangeremo le stesse cose dopo, ascolteremo la stessa musica, la stiamo ascoltando, vedremo le stesse cose. Allora invito il padre Giuseppe Valentini, che è il rettore della Sacra, qui, senza cui questa mostra non sarebbe stata possibile. Vi devo dire, a me piace la poesia della vita,
E questo libro, queste immagini, questi suoni, a mio parere sono una poesia. E qui tutto è poesia, è una poesia unica, una mostra di foto decisamente belle, un DVD e foto accompagnate da musica e canto che ci fanno riflettere. Quindi avete fatto bene a venire qui, un libro che non è fatto solo di foto ma accompagnate da riflessioni e poesie stupende. Io quando mi sono messo davanti a questo libro mi sono messo a piangere, mi capita sempre che quando leggo un po' mi viene fuori le lacrime degli occhi, ma non è colpa mia, mi hanno detto che guarirò dopo morto e quindi lasciamo stare. Grazie, grazie, perché è un'opera che ci fa comprendere che i nostri nonni, esatto, volevo dire i nostri anziani, sapevano cogliere la bellezza e l'armonia delle cose. Ma questo lavoro fotografico ci mostra che quello che facevano non era solo frutto di intelligenza, rigore, bellezza, ma si notava soprattutto la loro fede in Dio e nell'assoluto. Credo che sia questo il valore di questa grande abbazia, e queste fotografie mi pare lo vogliono riprendere. Un regalo che la vita mi ha fatto. Io sono tornato dall'India, io lavoro, faccio fotografo per professione, quindi faccio sempre cose di fotografia legate molto al mondo della pubblicità, però avevo bisogno di qualcosa che mi potesse mettere qualcosa di mio. Spero sostanzialmente di non esserci tanto io nelle foto, quanto il fatto che si senta davvero che arrivare in un posto del genere è in effetti entrare un po' in contatto con una parte di sé che raramente ascoltiamo. In questo periodo della mia vita ho perso tante cose e forse ho conquistato un pezzettino di un pizzico di verità. Spero che qualcosa in queste immagini sì, ci faccia respirare un po' di questo. Questo è uno strumento in acciaio, si chiama Hang, che nella lingua svizzera significa mano. È nato per essere suonato con le mani, come ripeto, in acciaio, ed è uno strumento melodico percussivo. Ho scritto due musiche che sono state abbinate a questa mostra. Ascoltiamo Tre Nuvole.
la musica che Angela e io abbiamo scritto per il terzo filmato del DVD contiene l'arpa irlandese, ma è scritta per orchestra, quindi è un organico molto più ampio. Ovviamente non possiamo farla sentire questa sera, la sentirete sul DVD, perché un'orchestra qua non c'è. Però pensiamo, sia cosa gradita, farvi sentire qualche cosa del repertorio antico irlandese e scozzese. Allora abbiamo portato le arpe, l'arpa irlandese, e vi presentiamo un brano composto da due parti, un'aria lenta scozzese del 1700, una di quelle aree con cui si iniziavano proprio questo tipo di incontri, quando gli artisti venivano invitati dal pubblico, da coloro che erano presenti, a suonare, per, loro dicevano, per unire i cuori, per stare bene insieme, come stiamo bene insieme noi, seguita da un reel, da una danza scozzese.